Caro Sergio, io non voglio farti delle domande, ma piuttosto provare a darti il là da musicista. E lo vorrei fare utilizzando dei passi del tuo libro Romanza del 1987. Dei passi che mi hanno colpito molto. E la prima scena, io vorrei fare cinque scene oggi, la prima scena riguarda i pali della luce innalzati sul lungomare di Rimini, e siamo esattamente a 80 anni fa, nel 1936. E se permetti, leggo una piccola citazione. 10 anni prima, nel 1936, c'erano volute più funi per alzarli di quante ne richiede un veliero. Si parla appunto dei pali della luce. A quella delicata manovra avevo partecipato col mio compagno prediletto, Gino. Una squadra di muratori, un giorno che marinammo la scuola, ci aveva promosso manovali volontari con diritto a pane, frittata e mezzo vino. Mi ricordo anche che era diventata poi un'abitudine la nostra, quella di presentarci puntualmente come se avessimo un contratto, con i muratori che sulle prime, insomma, stettero al gioco, ma poi capirono che avrebbero dovuto a una certa ora tirar fuori dalla loro valigetta almeno un po' di frittata, una mela, non so, e quindi partecipare un pochino a una mensa generale alla quale eravamo stati ammessi, in quanto così disponibili volontariamente a creare, a ricreare la bellezza della città, mettendola un pochino così al riparo da, come posso dire, dalla consuetudine di considerare una città di mare una cosa soltanto fatta per bagnarsi, per fare dei bagni, eccetera. Volevamo che il lungomare invece fosse il segno di una metropoli e quindi che dovesse essere molto ben illuminata. E allora bisognava distribuire i pali della luce. E fu una grande novità, l'arrivo dei pali fu come l'arrivo di grandi effetti, di grandi sorprese anche tecnologiche per quei tempi. E la decisione che corrisponde è leale. E poi ti ritornerà ai pali. Si ritornerà ai pali quando Gino tornerà dal campo di concentramento. Ma penso che quella sarà una delle ultime domande. Quella in realtà dovrebbe essere invece no, proprio la scena successiva, che per me è stato uno dei momenti più commoventi nella lettura del libro, e quindi la scena 2 è proprio il ritorno di Gino dal campo di concentramento in Germania. E tu scrivi: quando Gino arrivò dal campo di concentramento e la gente lo seppe in un attimo, fu tenuto chiuso dentro un albergo per un intero giorno. L'indomani, in piazza, ci fu del trambusto. Era Gino che usciva dall'albergo. Lo misi sulla canna della bicicletta e, attraversando una selva di saluti con quell'oracolo fra le ginocchia, andai verso il mare. E poi dice una frase che spero di riuscire a leggere senza commuovermi: io non sapevo cosa volesse dire che due ragazzi che piangono senza guardarsi in bicicletta, ciascuno pensando una cosa. Pensavamo al tempo che era passato, a una stagione che era finita, a un'esperienza dolorosa, a questo ritorno che riapriva tutto all'esistenza, al bisogno di ricominciare, di approfondire anche tante cose lasciate perdere, accantonate, rimandate. Lui guardava davanti a sé, non si è voltato mai, mentre io pedalavo. E probabilmente voleva nascondere anche la sua commozione. Io non stento a dire che ero sul punto di mettermi a piangere. E avverto persino in questo momento la tentazione proprio di cedere alla commozione, perché mi pare così di rivivere proprio quel momento in cui rimettevamo le mani là dove eravamo stati tanti anni prima da ragazzi, immaginando tutto sommato una giovinezza come tante, insomma, che non dovesse essere poi, voglio dire, dilaniata da quello che succederà. E eravamo divisi da una cosa, che lui era in un campo di concentramento e io sorpreso dal bando militare con cui il maresciallo Graziani annunciava la pena di morte per chi non rispondesse
al bando stesso. E la classe che veniva richiamata con questo bando era la mia stessa, cioè il 23. Allora io capii che, insomma, mi stavo giocando un po' dalla mia esistenza. E al distretto militare, avendo conosciuto il papà di un amico carissimo, e questo papà era niente meno che un maresciallo maggiore del distretto, insomma, con una furfanteria degna però dello scopo, mi aiutò a scappare e io scappai. E per tentare di liberarmi dal pensiero che potessero in qualche modo addebitarmi la diserzione e quindi incorrere nella pena di morte, accettai di buon grado che il comune di Rimini, che aveva messo a disposizione dei tedeschi un certo tipo di manovalanza, ma anche un paio di ingegneri, mi pare, e dei geometri, che si erano per la verità disposti volontariamente a partecipare, a collaborare, eccetera, si stava lavorando là dove si era parlato della rinascita di Rimini con quei famosi pali, in realtà di riempire la spiaggia di questi cuni di cemento armato per evitare che uno sbarco degli alleati trovasse via libera per entrare in città. E quindi era tutto molto deformato, era un lungomare che era stato distrutto con le nostre mani, eccetera. E io in qualche misura dovevo farmi perdonare questa cosa. Io avevo distrutto una parte delle cose che noi avevamo visto in un altro modo, che dovevano essere tutt'altra cosa che quella. Però era anche la rinascita, era ricominciare a vivere e a credere che valesse ancora la pena di darsi da fare come allora. E tanto ci demmo da fare che lui diventò presidente come si chiamava allora? L'azienda di cura e soggiorno. Sì. Ecco. E io avevo fondato un giornalino locale, che era quello che doveva ridare alla voce, insomma, a una città che aveva perduto notizie di se stessa. E mi ricordo quando Gino disse: bisogna trovare un manifesto che abbia un forte richiamo. E ricordo che c'era una ragazza che cavalcava un delfino e sotto c'era scritto Rimini, spiaggia internazionale. Successe un piccolo guaio, perché io, preso da un moto di così un po' eccessivamente ironico e quasi abrasivo, gli feci notare che presentare Rimini come spiaggia internazionale, con quel disastro che potevamo mostrare, e in un momento in cui per ricominciare occorreva veramente ristabilire una relazione con la gente che fosse in grado di venire a villeggiare, non potevamo capire come potesse conciliarsi con queste camere del lavoro che mandavano a Rimini, invitate da Gino, a percorrere il lungomare di Rimini cantando Bandiera Rossa. E un giorno capitò un tedesco, arrivò vestito in borghese, con questi calzoncini e le nappine, era un po' ridicolo per la verità. E come arrivò sul ponte di Tiberio, quindi all'ingresso della città, fu visto e tutti furono un po' meravigliati, colpiti e ancora un po' incattiviti da tante cose. Gli dissero: alzo, dove vai? Io andare a... No, tu non andare da nessuna parte. Perché sei vestito così da sciocchino? L'altro non capiva, eccetera. L'ho preso, lo rivoltarono, lo spinsero come si fa con i corridori verso Bologna. E quello fu il turismo con il quale noi inaugurammo la nuova stagione. Questo aspetto vitellonesco, se così possiamo dire, lo ritroviamo nella terza scena che ti volevo proporre, dove viene fuori un po' anche l'anima anarchica di Gino. Certo. Tu scrivi: quando tutto il carrozzone, per carrozzone si intende proprio la rinascita turistica della Riviera Romagnola, quando tutto il carrozzone cominciò a muoversi, a Gino, presidente dell'azienda di cura e soggiorno, e a Guido, che penso sia Guido Nozzoli, giusto, e a Guido, consigliere comunale, venne una notte l'idea di invertire tutte le frecce stradali, col risultato di mandare al nord chi era diretto al sud e viceversa. Travolti dalla confusione che ne seguì e denunciati al partito, si discolparono confessando che volevano disorientare la borghesia. E questa era la parte, diciamo così, moderata, ragionevole, spiritosa, con il senso della realtà di questi giovani intellettuali che però erano veramente la bandiera dell'antifascismo, e due ragazzi che avevano
anch'essi dato vita a qualche cosa che diventava un parere collettivo, quindi il pensiero e il sentimento di una comunità agitando questa ribellione, eccetera. Tanto che il partito si accorse che questi due giovanotti la sapevano lunga, pensarono bene di farli prendere e mandare alla prigione di Forlì, dove stettero diverso tempo. E io ricordo che in quel periodo io, privato del mio amico prediletto, avevo la piccola consolazione di andare a casa di Isaia e della Maria Boriello, la moglie e quindi la mamma di Gino, così con l'idea che prima o poi sarebbe tornato Gino. In ogni caso sentivo di poter dire qualche cosa di rassicurante per la mamma e papà e avere la sensazione che la vita in qualche misura continuasse, anche se le cose per altre persone cominciavano a prendere un significato diverso dal mio. Devo dire che mentre nella mia casa c'era un clima dal punto di vista politico del tutto diverso da quello della casa di Gino. Gino era figlio di una persona totalmente dedicata alla politica, nutrita di un'ideologia intoccabile, che aveva ricevuto anche delle forti mortificazioni da parte del comune di cui era impiegato, che gli rimproverava di essere sotto sovversivo, tanto da mandarlo in pensione praticamente. E di qui quindi la nascita di quella stanza famosa di cui credo che parleremo prima o poi. E io aspettavo che Gino tornasse a casa. E nel frattempo arrivavano quasi sempre due poliziotti che erano gli stessi. Avevano talmente preso l'abitudine di venire a casa perché in quei giorni era in vista l'arrivo di Mussolini, che veniva in vacanza a fare il bagno a Riccione, perché Rimini non gli piaceva, perché diceva che era una città che non aveva sentimenti, che pensava soltanto così alla vita balneare, fredda, cinica e pochissimo fascista. E allora, insomma, questi due poliziotti erano presi tra l'incudine e il martello, venivano accolti con grande cordialità, al tempo stesso erano lì per testimoniare una situazione dolorosa, questo figlio in galera, che dopo tutto non aveva fatto niente di male, si era limitato semplicemente a distribuire dei volantini antifascisti, eccetera. E un giorno che io ero lì, mi accorsi di un battito, un tintinnio quasi, di suoni, che veniva da una stanza, di cui non capivo bene il significato, perché era sempre con la porta chiusa e come un po' vigilata dal clima del familiare, finché io mi azzardai una volta a chiedere di che cosa si trattasse. E la risposta fu talmente evasiva che rafforzò la mia idea così del sospetto, che ci fosse lì dentro qualche cosa che doveva essere veramente clamoroso, al tempo stesso pericolosissimo, cioè la rivoluzione. E io pensavo che lì dentro si preparasse la rivoluzione, in sostanza. La camera della rivoluzione. La camera della rivoluzione. Quando saprò di che si trattava, ed era una serie di macchine da scrivere che Isaia era riuscito a rimediare in qualche modo, che batteva gli indirizzi delle persone che si sposavano e che stavano per avere un figlio. E lui organizzava una serie dei tabulati dove c'erano gli indirizzi di queste persone che venivano mandate alle case, alle fabbriche che producevano oggetti destinati a questa cerimonia, alla nascita di un bambino e poi tutte le necessità dalla crescita del bambino, eccetera. E quindi era una cosa persino tenera. Quindi quando io dissi che avevo pensato che fosse la rivoluzione, ci fu una sorta di ilarità collettiva, eccetera. L'indomani, sul giornale murale, queste effemeridi nostre di cui parli prima, no? Questo giornale su cui Isaia scriveva gli eventi che secondo lui erano storicamente importanti, non secondo l'ufficialità, i familiari lessero che alle 18, e si raccomandava la puntualità, Isaia avrebbe completato la relazione sulla proclamazione dell'impero fascista. Gino mi invitò ad assistere a un'altra memorabile seduta.
E poi continui, Isaia parlava il linguaggio rivoluzionario e qui ti soffermi sul personaggio. Ecco, io non ho conosciuto mio nonno e per me questa è l'occasione per sapere qualcosa di più su di lui, ma su di lui come uomo? Era severo? Com'era? No, c'era qualcosa di mitologico intorno a questo personaggio. Era così esemplare nella sua rarità, nella sua passione per la politica, nel suo bisogno di autorevolezza per poter esercitare una suggestione utile alla causa, che finiva per usare persino il linguaggio degli uomini politici, del Parlamento, per esempio, di chi partecipava alla vita pubblica, in sostanza. E quindi tutta la terminologia, insomma, che rendeva... Sì, la riporti, sì, sì, sì. È citata, c'è, sì, sì, sì. Marchiare col fuoco... Il proletariato che si scuote, i desiderata invece dei desideri, con perfetta osservanza alla fine delle lettere, insomma, sì, questo certo, linguaggio. Certo. Molto... E ricordo anche come cambiava tutta la scena allora quando arrivavano i due poliziotti, senza dirsi nulla. La Maria Boriello preparava la valigetta per Isaia, il marito, e ci metteva dentro una mutanda, un paio di calze, forse una maglietta della salute, come si chiamava allora, e sapeva che per qualche giorno non l'avrebbe visto, il tempo in cui Mussolini si prendeva il sole a Riccione. Come riprendeva il governo della casa, la preoccupazione di Isaia era quella di non venire meno a questo obbligo di prendere parte alla riunione politica, per così dire, dove tutti i familiari, quindi anche tutte le sorelle, per esempio, la Viadana, la Delfa, la Ianua, mi pare di averle citate tutte e tre. Le sorelle, sì, le sorelle. E poi Libio e il fratello. E Libio e il fratello. E allora si dovevano disporre ad ascoltare Isaia, che assumendo un tono francamente ridicolo, ma tutt'altro che, come posso dire, becero, tutt'altro che rozzo, aveva una sua dignità, un po' visionaria, che rendeva l'atmosfera credibile. E la famiglia finiva per essere consenzienza con queste debolezze del padre e del marito, sicché queste efemeridi nostre finiva per essere un giornale che alla fine dava conto della vita di questa famiglia più di quanto si sapesse in tutta la città di come andasse la politica nel nostro paese. E arriviamo allora a quella che dovrebbe essere l'ultima scena, che ci riporta in un periodo più vicino a noi. Siamo nel 1985 e Gino ti scrive una lettera dalla Svizzera, dove ormai abita da molti anni. Caro amico, 2 ottobre 1935, 50 anni fa. Secondo la storia, l'Italia si imbarca nell'impresa etiopica. Se però cambiamo visuale e facciamo una zoomata a casa, si vedono due ragazzini, noi due, correre trafelati verso la piazza, immergersi nel tripudio, sgolarsi e poi, finita la dunata, tornare insieme verso la marina, senza quasi più voce. Ricordi? Ecco, quel momento della loro relazione, quell'ora, io l'ho qui adesso. E forse sarebbe bello se tu concludessi questa lettera. E capisco, ma questo è un pensiero, non uno stato d'animo, che quel che conta nella vita, quel che rende vita alla vita, sbagliata o no, sono le relazioni. È una parola politica, eh? Io la leggo così, questa, la relazione. La relazione non è soltanto quella culturale, intellettuale, morale, sentimentale. La relazione è un rapporto di interessi, di giudizi, di prese di coscienza, di impegni sociali, politici, eccetera. E quindi è straordinario che l'anarchico alla fine cerchi una parola che è quella che più mette insieme le persone. Io mi ricordo che io una volta parlai con Franco Fornari, E mi disse, so che lei è amico di Gino Pagliarani. Dico, sì, è l'amico della mia vita proprio. Dopo di lui sarà Fellini, e poi
sì, gli amici sono tanti, ed è difficile anche fare delle classificazioni in sostanza, ma gli amici che hanno una, come posso dire, un carattere, una sensibilità, un'attitudine a vivere che ha in sé la natura per durare, beh, quello ti deve essere caro, lo devi coltivare, mantenere, eccetera. Ecco perché io dico che è più facile coltivare un'amicizia che un amore. Se è ricca l'amicizia come è stata la mia con Gino, insomma, dove in continuazione Gino doveva fare i conti con una verità che non poteva nascere tutta dalla sua parte e che doveva mettersi in gioco in sostanza. E avevo una cultura così approfondita, così allenata all'idea non della bravura, non dell'enfasi, non della retorica, ma proprio del ragionamento, che finiva sempre per essere molto convincente, quindi l'amicizia durava, anche quando non ci si trovava del tutto d'accordo su certe posizioni un po' radicali. E poi questa lettera, insomma, dice con chiarezza che è una persona che sa guardare dentro l'anima della gente e nella mente della gente, allo stesso modo in cui lui, insomma, si mette a disposizione degli altri per essere a sua volta giudicato. La relazione. Farci persuasi che da soli siamo la metà di noi stessi. Poi è questo il discorso. Vabbè, insomma.